Procediamo oggi a questo video realizzativo e dimostrativo di come si monta il filtro per filtraggio del vino Colombo 12. Questo è il filtro. Prima di iniziare, però, vorremmo mostrarvi un attimino alcune modifiche apportate all'apparecchio. Innanzitutto, il tubo di pescaggio, come potete vedere, l'ho lasciato direttamente collegato al corpo pompa in modo da evitare il continuo svite a vita che potrebbe rovinare la filettatura sull'apparecchio. L'ho lasciato lungo circa 30 cm in modo da andare a collegare successivamente, come potete vedere, un tubo prolunga direttamente su questo raccordo. Oltre chiaramente a preservare il macchinario dai continui svite a vita e rovinare la filettatura, saremo anche facilitati nel riempimento della pompa in questo modo. Inoltre, come potete notare, ho rimosso il filtro che vedete qui in primo piano dal tubo e all'estremità ho messo questo corpo rigido che sporge di circa 5 cm in modo da evitare il pescaggio della feccia all'interno dei contenitori. Quindi quando andremo ad inserirlo, come vedete, il tubo di aspirazione non raccoglierà la roba presente sul fondo. Successivamente vi mostriamo il tubo che serve appunto alla fuoriuscita del filtrato, che è questo qui, che parte dai filtri appunto, e io ho lasciato lungo circa 1,5 m. In modo appunto da poterlo inserire direttamente nella damigiana e all'estremità ho montato questo raccordino al quale potremo facilmente avvitare un tubo prolunga per raggiungere damigiane più distanti, chiaramente. Ecco qua, con questo tubo lungo circa 4 metri riusciremo a raggiungere distanze appunto senza dover spostare il corpo pompa. Procediamo adesso al montaggio dell'apparecchio con relativo inserimento dei filtri. Vi faccio notare inizialmente, prima di inserire i filtri, che sono fatti con una doppia faccia. Su un lato, diciamo, troviamo la scritta Rover Pompa, dall'altro lato invece è completamente liscio. Perché vi faccio notare questo? Perché nell'inserimento all'interno del corpo pompa andranno messi in senso alternato, uno con una faccia rivolta verso il corpo pompa, l'altro al contrario. Chiaramente, prima di inserirli, i filtri andranno immersi nel vino in modo da bagnarli, appunto. Per facilitarvi il lavoro, vi conviene posizionarvi i filtri direttamente in sensi opposti prima di immergerli nel vino, così quando andrete a prenderli saranno già nel verso giusto e una volta bagnati chiaramente sarete facilitati nel lavoro. Procediamo adesso all'immersione nel vino. Intanto che stanno un attimino in ammollo i filtri, vi facciamo notare come si monta. Vi ricordo che devono stare in ammollo 5 minuti circa. Vi faccio vedere come vanno posizionate le guarnizioni all'interno del corpo pompa. Partiamo dalla prima guarnizione che va messa avendo il corpo pompa diretto, diciamo, vicino a voi. La prima va messa sulla destra. Successivamente avviciniamo il pannello filtrante. Inseriamo la seconda guarnizione e avviciniamo il secondo pannello filtrante dopo aver posizionato questa guarnizione. Quindi in pratica le guarnizioni andranno messe in senso alternato, una a destra e una a sinistra, vicino a queste sporgenze. Come vedete ci stanno queste sporgenze che
richiamano appunto la guarnizione. Ecco, così fino all'ultimo pannello filtrante, questo rosso. Vi faccio notare ancora, prima di iniziare l'inserimento dei filtri, che ogni pannello filtrante sul fondo ha questi due dentini, come potete notare, questo dentino qui e quest'altro, come anche sul lato opposto, che serviranno per poggiare il filtro. Adesso vi facciamo vedere praticamente come funziona. Procediamo a prendere il primo filtro. Questo è un video dimostrativo, ma chiaramente vi abbiamo detto che vanno tenuti in ammollo 5 minuti. Prendiamo il primo filtro e, come vedete, non si vede più la scritta, quindi vi conviene sistemarveli dall'inizio. Lo posizioniamo sui dentini e avviciniamo il pannello filtrante. Fate attenzione a far coincidere guarnizioni. Bene. Prendete il secondo filtro e lo posizionate. Procediamo così per tutti i filtri. Allora, una volta finito l'inserimento dei filtri, gli stessi andranno bloccati tramite queste viti. Una volta serrate queste viti, andremo a misurare la distanza destra e sinistra per assicurarci appunto che siano montati nel verso giusto. Completato appunto il montaggio dei filtri, svitiamo di nuovo il raccordo che avevamo precedentemente menzionato e passiamo al riempimento della pompa per chiaramente facilitare la partenza. Colleghiamo ancora il tubo. E siamo pronti alla partenza. Accendiamo il filtro Columbus 12. Come potete notare, è già partito. Filtraggio è filtrato. Quindi vino aspirato e liquido filtrato.